ragazzi, bentornati con un nuovo appuntamento con i video del paranormale della settimana. I filmati di oggi sono davvero spaventosi. Prima di cominciare, ricordati di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare. Cominciamo. Il primo filmato è stato realizzato da un uomo ricoverato in un ospedale in Messico. L'uomo che ha registrato questo video ha dichiarato di aver ripreso una strana sagoma nera che quasi ogni notte si aggirerebbe in quella stanza. Questo è ciò che è stato ripreso. Sicuramente il paziente ricoverato non era pazzo, anche se era un paziente. Le immagini mostrano senza dubbio che qualcosa di oscuro si aggira dentro quella stanza. Potrebbe essere qualsiasi cosa, ma non un essere umano. Il prossimo filmato è stato realizzato in un centro commerciale. Un uomo entra in questo centro commerciale dove si dice che si sentirebbe la voce di una bambina. Allo stesso tempo si vedrebbero alcune porte aprirsi e sbattere in modo violento. Un uomo entra in questo centro commerciale e incomincia a riprendere il tutto. Questo è ciò che ha filmato. Hola. Hola, ¿hay alguien aquí? Il prossimo video è stato realizzato da un ragazzo che entra in questa casa in via di ristrutturazione alle 3 di notte. Secondo il giovane, dentro questa casa ci sarebbero degli spiriti inquieti. Il ragazzo incuriosito entra col suo smartphone e incomincia a registrare. Questo è ciò che ha filmato. Uy, escucho un ruido ahí arriba. Vamos a ver qué hay. Se escuchó ahí un ruido, pero pues a ver, vamos. Esto está completamente en construcción. Aquí no tiene que haber nadie. Pero pues ahora vamos a entrar acá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y pues acá tampoco, amigos. Desde aquí se puede ver pues todo lo que hay. Ya les digo que es una casa que está en construcción. ¡Ay, no, madre! No mames, yo la neta sí me voy de aquí. Neta, esto no. No me agrada. De hecho, me puse súper. Entrato nella struttura. Si odono degli strani rumori provenire dal piano superiore. Allo stesso tempo, c'è un cane che incomincia ad abbaiare. Il giovane sale sopra per controllare. Una volta lì, un altro rumore viene udito, come di un oggetto che viene lanciato a terra. In costruzione? Oh, no, madre! Non mamma mia, a quel punto il ragazzo, spaventato, decide di lasciare quel posto. Non mi aggrada, di hecho me puse super nervioso. Nel prossimo filmato vengono mostrati dei militari mentre sono di guardia. I militari, a una certa ora della notte, notano una strana figura da lontano. Uno di loro prende lo smartphone e incomincia a riprendere quella strana figura. E questo è ciò che è stato filmato. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué
I militari, durante un turno di guardia, notano la figura di una donna da lontano. Quella stessa figura scompare e riappare da un'altra parte. I militari a quel punto vanno a controllare, ma arrivati lì, di quella strana ragazza non c'è più nessuna traccia. Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. La telecamera, a un certo punto, riprende questo strano uccello svolazzare di qua e di là. L'animale ha una strana forma. Molti l'hanno classificato come l'apparizione del demonio. Questo è il filmato originale. Secondo voi cosa potrebbe essere? È un semplice animale? Oppure è realmente l'apparizione del demonio? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Nel prossimo filmato, dei fenomeni paranormali si verificano nella casa di questa ragazza. La stessa, nonostante la paura, riesce a trovare il coraggio per riprendere quegli strani fenomeni. Questo è ciò che ha filmato. Vi siete spaventati, ragazzi? No? Ah, non preoccupatevi, il meglio deve ancora venire. Nel prossimo video, una giovane coppia viene perseguitata da uno spirito maligno che infesterebbe la loro casa. I due ragazzi, una sera, notano uno strano comportamento da parte del loro gatto. A quel punto, prendono la telecamera e incominciano a filmare il tutto. E questo è ciò che hanno ripreso. Sì. ¿Qué es eso? Qué gonorrea, parce. ¿Qué es eso? No hay nada acá abajo. Devo ammettere che quest'ultimo video è stato davvero terrificante. A vederlo potrebbe non sembrare così spaventoso, ma immaginate che al posto di quei ragazzi ci foste voi. Come avreste reagito? Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Come al solito, fatemi sapere se i video vi sono piaciuti. E noi ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video sul paranormale. Alla prossima, ciao!